Beh, innanzitutto grazie al Centro Culturale Tommaso Moro, grazie a loro che sono qui questa sera. Non sono al Festival di Sanremo, questa è una cosa fantastica, però abbiamo ascoltato Beethoven che sempre ci accompagna. Io quando ero ragazzo non riuscivo, sono riuscito ad ascoltare Beethoven solo all'età di 20 anni. Prima mi fermavo alla musica barocca. E Beethoven mi sconvolgeva talmente, non parliamo poi di Liszt o di Chopin come avrei scoperto dopo. Quindi è meraviglioso essere qui in questa meravigliosa sede, in questa meravigliosa sala dove si sono educate tante generazioni e aprire il nostro incontro oltre le parole del caro amico che ci ha introdotto, ma sulle ali di questo grande maestro. Sì, sono passati 30 anni, sono passati molto di più dall'enciclica di Pio XI, sono passati, è passata una guerra, la seconda guerra mondiale, dalle riflessioni di Maritain e di Mounier sulla sussidiarietà. Allora, quando è finita la guerra, Adriano Olivetti pubblicò l'ordine politico della comunità, si era fatto da ebreo cattolico, un ebreo convertito, e quindi aveva passato come Simone Weil una terribile confronto con se stesso, con la religione dei padri, poi l'ascesa, quella che lui chiamava la religione teologicamente superiore. Questa scelta pagò un prezzo altissimo per l'ostracismo a cui fu sottoposto dalla società italiana e dalle forze politiche dominanti negli anni 50. Però sempre era questo principio, che era poi quello tomista, perché poi fondazione della sussidiarietà è il San Tommaso d'Aquino. Sempre siamo sulle spalle dei giganti. Se si può fare, raggiungere uno scopo usando i mezzi dello spirito e della carne, che bene questo scopo sia raggiunto attraverso l'unione delle persone, principio di comunità, nel luogo e con le forme più acconce per far sì che quella realizzazione non si distacchi dal volere delle persone a cui quella finalità è diretta. Questa è la questione di fondo. Simone Weil, forse nell'ultimo scritto prima della sua morte, l'era Simone, il radicamento, che Franco Fortini tradusse magnificamente, dice che cos'è il rapporto tra potere e lo spirito, la nostra spiritualità, è che noi se vogliamo usare il potere deve realizzare un'azione e questa azione invece deve poi concretarsi in qualcosa di fattivo. Solo così il potere si trasforma in superiorità, superbia, ma in una virtù penultima. Le tre virtù penultime che devono governare sempre il comando e coloro che hanno le posizioni più ottiene: l'umiltà, l'attenzione e il rispetto. Naturalmente questo meccanismo di riflessione sulla sussidiarietà, voi capite bene che ha una storia straordinaria e se devo dire la mia, in questi 30 anni si è dimenticato gran parte delle radici teologiche e culturali di questo concetto. Non c'è più niente. Cioè, noi non possiamo lamentarci perché la politica, l'azione dei civil servant è così scarsa di effetti, anche di quelli che continuano a parlare di sussidiarietà, quando poi dopo non ricordiamo che abbiamo perso per strada tutto il valore culturale questa straordinaria esperienza. Un'esperienza che non a caso aveva come suo grande attento lettore di Tommaso Moro una grande figura che era il Cardinale Newman, che naturalmente viveva, come voi sapete bene, in una società dove viveva invece una religione di Stato, che era l'anglicanesimo, dove però c'era un sistema giuridico più confacente al principio di sussidiarietà, il principio di common law, dove proprio nella costruzione costituzionale dell'anglosfera, usiamo questo termine,
c'è la società prima dello Stato. I magistrati vengono eletti dai popoli, naturalmente persone che vengono scelte prima da un'attenta commissione presso la quale poi possono presentarsi al popolo. Però c'è la divisione delle carriere, la legge è fatta soprattutto dall'avvicendarsi delle sentenze giudicanti e i parlamenti convivono accanto a che cosa? A una straordinaria proliferazione di corpi intermedi, cioè del principio dell'associazionismo, che come sapete molto bene da un lato ha un principio funzionale, quindi la rappresentanza degli interessi, dove non si vota, si deve decidere sempre l'unanimità, quindi questo porta alla discussione fino a quando non si arriva a un punto di equilibrio, per questo ci vuole umiltà, attenzione e rispetto, e che convive invece con la rappresentanza parlamentare. Tutto questo è dimenticato. E soprattutto le grandi trasformazioni del capitalismo in questi ultimi 20 anni, oggi noi abbiamo, per la prima volta nella nostra storia, il sistema economico capitalistico viene meno al messaggio rivoluzionario dal punto di vista di prefigurazione delle società future che c'era nel manifesto dei comunisti di Marx, cioè che la borghesia e il capitalismo avrebbe distrutto le antiche formazioni economico-sociali e avrebbe portato a una società borghese integralmente fatta. Naturalmente invece oggi il capitalismo riattualizza formazioni economico-sociali del passato, per esempio lo schiavismo, perdendo tutto quello che di buono c'era nello schiavismo, il fatto cioè che il padrone dello schiavo si preoccupasse anche della famiglia dello schiavo. Oggi noi invece abbiamo, attraverso leggi democratiche deliberate dai parlamenti europei soprattutto, gli Stati Uniti continuano a essere preservati da questo imbalvenimento, nonostante quello che la gente pensa, proprio per questa potenza attiva della società civile e del ruolo meno compulsivo dello Stato, e noi invece oggi abbiamo forme di riattualizzazione del neoschiavismo. Contratti a termine, contratti a 6 mesi, avete visto per Milano questi ragazzi, per Milano, per Roma, per Catania, questi ragazzi che girano con delle scatole sulle schiene. Un tempo gli ispettorati del lavoro avrebbero dato una multa, messo in galera i loro padroni. Invece se parlate con un liberista alla televisione dicevano solo da non farlo. Questo è diventato quasi un senso comune. Quindi riattualizzazione di formazioni economiche e sociali del passato e soprattutto emersione non solo più della produzione di merci per mezzo di merci, ma produzione di denaro per mezzo di denaro. La finanza si crea se stessa. Da dove deriva questa cosa qua? Guardate che non deriva da un'emersione e da una prevalenza del mercato. Il mercato fondamentalmente ha taciuto in questi ultimi anni perché è emerso potentemente il ruolo dello Stato. Perché i mercati erano prima regolati da tutto un insieme di istituzioni che dall'intervento statale sono stati sregolati. I derivati sono un frutto della potenza dello Stato e di un sistema legale che per il suo stesso posto evita i controlli legali. Quindi naturalmente l'anima semplice non riesce a cogliere questo ragionamento, ma che però al bocconiano, cioè l'ultimo esempio della presenza del diavolo nella storia, come diceva Paolo VI, il diavolo è qui, lo tocco tutti i giorni, anche Shelley lo ricordava bene, il fondatore dell'Opus Dei, del diavolo è sta qui, lo tocco solo lo sdia, e sembrano persone normali, ma invece sono portatori di un'essenza diabolica, cioè il fatto che lo Stato ormai sta dilavando tutte le funzioni della società civile, dei corpi intermedi. La costruzione europea è un gigantesco castello di regole stataliste, infatti non emana delle leggi, emana delle direttive. E sono ormai 30 anni che ci puliamo con l'utopia che le società, che sono sempre più complesse, sempre più diversificate, sempre più differenziate, quindi tutte cose positive,
ma se sono così tanto differenziate devono essere lasciate funzionare e che si abbia il tempo di trovare da esse sole una nuova forma di governo. No, noi invece abbiamo imposto ad esse un sistema di commissariamento della società, l'abbiamo distrutta. Lo Stato è spongiforme e ovunque si modella sul mercato, crea il mercato, il famoso libro di Natalino Irti, tutti i libri importanti che nessuno legge, e dice il mercato esiste perché lo crea lo Stato. E noi lo Stato ha creato un mercato sbagliato, in Europa soprattutto. Quindi eccessi di regolazione per creare artificialmente una competizione. Creazione, cosa che ha prodotto delle innovazioni straordinarie e terribili, per esempio l'euro. Adesso non si può parlare con le anime innocenti di queste cose perché si ritraducono immediatamente poi nel voto, per questo la democrazia diretta non può e non deve esistere, perché il popolo deve essere temperato nelle sue passioni, nelle sue volontà, ma però deve essere ascoltato. Ma non era mai esistito nel capitalismo antico una moneta che non avesse prima uno Stato. Adesso noi abbiamo ancora lo Stato nazionale, però abbiamo sopra di essi uno Stato tecnocratico non eletto dal popolo, ma creato da una seconda istanza, non dal Parlamento europeo, e che però governa gli altri Stati e la società. Paradossalmente, il mondo del liberismo sregolato e dispiegato non ha creato più società, ma ha creato più Stato. Perché il mercato anarchico, la lotta di tutti contro tutti, come dico, andare a delle scuole che insegnano non la cooperazione, l'amore, ma la competizione, e fanno di Hobbes un pensatore positivo invece che il pensatore di cui dobbiamo avere paura, e fanno il bambino, lo studente, l'adolescente lupo tra i lupi, e per questo ha generato più Stato. Ma uno Stato che non è lo Stato legale razionale weberiano, che ha un principio di razionalità intrinseco nel suo porsi nei confronti della società, ma uno Stato che ha il volto della tirannia e del gioco di specchi. È naturale che paesi giuridicamente più evoluti e portatori di una civiltà giuridica immensa da questo Stato si siano ritirati, come Regno Unito. Quindi direi che del principio di sussidiarietà non rimane più nulla nell'istituzione del nuovo Stato. Per farla meno lunga e per scendere di livello, come si fa oggi sempre così allegramente e con piacere troppo spesso, le regioni devono essere un principio di decentralizzazione, sono diventati dei nuovi stati centrali, con una proliferazione di tecnocrazie incontrollabili. Quello che doveva essere frugale è diventato ridondante. Per principio di sussidiarietà non c'è nulla. Che cosa c'è? E beh, c'è una cosa fondamentale, che è la presenza divina nella storia. Il fatto che il soggetto non si annichilisce. Lucio di Alamo, tanti anni fa, scrisse un libro, si chiamava Deviazione. Ed era un libro sulla sua, ciò che era rimasto nella sua spiritualità e l'essere di essere stata chiusa nel campo di concentramento di Mauthausen, che come sapete era un campo per politici, io l'ho visitato quando ero adolescente, politici e religiosi. I sacerdoti cattolici cercavano di introdurre l'ostia in mille modi, i comunisti cercavano di fare una radio che parlasse con Mosca, perché volevano parlare con la Mecca del comunismo. I socialisti scrivevano su foglie di patata degli strani appelli alla libertà dei popoli. E Lucio de Ramo scriveva: nessuno si arrendeva, tutti continuavano ad agire. Io questo che vedo oggi in fondo al tunnel
ritorno a Simone Weil, cioè il radicamento, c'è chi lo chiama desiderio, che può essere anche chiamato così, comunque la spinta alla soggettività è potentissima. Adesso siamo in una fase storica dove questa spinta della soggettività si accumula come un'energia non controllata, perché non ha più degli arvi e dei bacini che un tempo erano le grandi forze politiche, le grandi ideologie politiche del nostro tempo. Oggi sono state tutte tradite, il cattolicesimo politico non esiste più ormai. Chi soffre dell'interrogarsi di un Dossetti o di una Pira o di un Bernanos? Chi può scrivere nel mondo cattolico un libro come Cimiteri sotto la luna, il diario di un codato di campagna? E i socialisti, Clinton, il socialista, Blair, che è stato l'uomo, forse la Camera dei Lord ha dichiarato criminali di guerra, su indicazione della regina, che ha detto abbiamo perso 800 ragazzi, c'erano veramente le armi di distruzione di massa? È stata fatta una commissione, ha fatto 12 volumi dove lo dichiara commissione di guerra, ma nessuno lo sa, è l'uomo che ha sregolato i mercati finanziari, ha creato i derivati, cioè tutte armi di distruzione di massa. Quindi questo è il tempo in cui le grandi ideologie sono state distrutte da coloro, dalle classi politiche che circolavano e ne rappresentano. Oggi è quasi patetico vedere coloro che si presentano all'opposizione degli attuali governi europei senza criticare quello che fecero negli anni 90, quando consegnarono la società nelle mani di uno Stato governato solo da una tecnocrazia arrogante e incompetente e di cui essi furono partecipi, che poi ha anche distrutto il concetto di pace, no? Perché la sussidiarietà è l'unico modo per avere un concetto di pace non aggressivo, e quindi tagliare l'erba sotto i piedi al neonazionalismo fascista e nazista antisemita che sta sorgendo in Europa. Non c'entra niente il populismo, questo solo persone così ignoranti come i nostri giornalisti possono scambiare movimenti politici nati nel Nord America, loro non sanno neanche queste cose, non hanno mai letto un libro serio, e soprattutto in Sud America, ma quello che abbiamo in Europa non è niente di populismo, è il risorgere delle destre antisemite. Quindi sono tempi duri per la sussidiarietà, perché la sussidiarietà poteva salvarci? Ma per esempio era l'unico che poteva evitare il clash civilization, cioè lo scontro di civiltà, poteva garantire la convivenza comunitaria tra fedi anche diverse, ma se io non la pratico e lascio che le comunità che hanno delle fedi aggressive si dispongano aggressivamente, e allora capita come sta capitando in Francia, che decine di migliaia di ebrei scappano dalla Francia, vanno in Israele o vanno in America, probabilmente capiterà in tutti i paesi d'Europa, dovremo scappare noi cattolici. La sussidiarietà è l'unico modo di dire queste cose senza essere un nazista o un fascista, cioè di rimettere le cose a posto e di ridare alla cultura quel posto che deve avere nella politica e nell'economia. Quindi quello che vi dico io sono un uomo disperato, e proprio perché sono disperato ho speranza. Come dice Peggy, questa è una frase che dico sempre ai giovani, la speranza è una virtù bambina, bisogna prenderla per mano e camminare per essa, però bisogna camminare, bisogna riprendere un cammino per ricostituire la più società e meno Stato. Dobbiamo fare un lungo percorso nel deserto, perché il liberismo economico ha distrutto la società, ha distrutto la famiglia, no? Parlavamo prima mentre mangiavamo una buonissima pizzetta, ma come si può permettere che la gente lavori fino alle 9? E la famiglia? Come si può permettere che un ragazzo lavori mesi in posti dove non li pagano perché è sempre un master? La tragedia dell'umanità cominciano da cose molto semplici, e c'è un rapporto tra la scuola di Atene e dei filosofi e la vita quotidiana, perché deve esistere un rapporto tra intellettuali e popolo, e il principio di sussidiarietà, l'armonia comunitaria garantiva questo.
Nelle sezioni del partito una volta si dava del tu all'avvocato e all'idraulico. C'era un mondo verticale che non perdeva la sua verticalità, ma che era orizzontale. E questa è la cosa che manca. Quindi bisogna, e soprattutto con questo finisco, bisogna ridare dignità al lavoro. Fare l'operaio è santo, è una cosa sacra. Io guardo la donna delle pulizie che viene a fare la pulizia nel mio ufficio della Fondazione Mattei e mi manda via alle 7 con un sacrosanto rispetto. E riconosco in lei delle virtù che non riconosco a tanti miei allievi laureati. Quindi c'è un filo che lega tutte queste esperienze. In politica è che quando avremo un autista della metropolitana che farà il sindaco, avremo ritrovato cosa vuol dire la sussidiarietà in politica. Quando ricominceremo a finanziare i partiti, quando pagheremo di nuovo i vitalizi ai parlamentari, faremo in modo che non solo i ricchi fanno politica, questa è la sussidiarietà. Ecco, quindi è un discorso molto elevato, molto cerebrale, ma è un discorso anche molto semplice e che può capire. Bisogna solo fare in modo che le orecchie non abbiano dei muri. Grazie.